Beh, è stato un bel successo per la Liguria, bisogna dire grazie ai tanti ragazzi e ragazze che sono oggi in questa sala, a cui abbiamo voluto dare un riconoscimento perché hanno portato in alto e molto in alto i colori dell'Italia e i colori della Liguria nello specifico, quindi è bello che una regione tutto sommato piccola, con un numero di abitanti limitato, abbia espresso tanti talenti alle ultime elezioni. È segno che il carattere, la tenacia e la personalità della gente di Liguria, quando c'è da impegnarsi, da stringere i denti e da rimboccarsi le maniche, funziona. Mi auguro anche che, proprio per onorare questo impegno, io mi augurerei che la candidatura che ha lanciato l'amico Maroni per i giochi olimpici, se non dovessero andare in porto a Roma, per la tornata successiva a Milano, possa andare in porto, perché questo ovviamente vorrebbe dire una ricaduta anche su Genova, che potrebbe candidarsi ad ospitare almeno alcuni sport dove abbiamo eccelso, vedi la pallanuoto, ma molti altri, dalla vela in giù. Sarebbe interessante e credo positivo, è una grande chance per l'Italia se nel nord, nella macro regione del nord, Lombardia, Liguria, Piemonte, si potessero, e ovviamente Veneto confinante, organizzare dei bei giochi olimpici. Credo che sarebbero anche regioni in grado di farlo e di farlo bene senza buttare via gli investimenti. Però oggi festeggiamo i risultati già raggiunti, che sono stati tanti e credo che siano, come dire, di buon auspicio e anche di buon umore per la nostra regione. Il buon umore è una variabile che vale per tutto, anche in economia. Li abbiamo voluti tutti qui nella sala della trasparente, era giusto dare un riconoscimento a tutti coloro che sono andati a Rio e che hanno tenuto alto il nome della nostra regione. Premieremo, ovviamente il premio è simbolico, però è molto bello, sono degli oggetti in filigrana, quindi che ricordano molto la nostra Liguria, sia per gli uomini che per le donne, ovviamente differenziati, e ovviamente il valore è molto simbolico, è il riconoscimento dell'istituzione nei confronti di chi ci ha creduto, si è sforzato, ha messo tantissimo impegno, e lo diamo sia a chi ha vinto le medaglie ed è salito sul podio, e quindi ovviamente alla pallanuoto, sia al Sette Rosa che ai maschi, soprattutto poi ai campioni dell'attuale Pro Recco, ma ai campioni della nazionale, e poi a tutte le altre discipline che si sono contraddistinte, che magari anche se non sono arrivate sul podio ci hanno fatto sognare, la vela ma anche il moto sincronizzato, pensiamo ai risultati che hanno ottenuto. Ci saranno davvero tutti, ci sono anche un arbitro di scherma che è arrivato ad arbitrare l'Olimpiade, non abbiamo voluto trascurare nessuno, gli allenatori. Io credo che sia un bel momento per lo sport, di riconoscimento, di festa, e diciamo, credo che sia giusto riconoscere il valore allo sport, l'impegno che c'è stato degli atleti, ma permettetemi dire delle federazioni anche, degli allenatori, e io credo che il segnale forte che abbiamo voluto dare oggi sia quello di unire gli atleti olimpici e quelli paralimpici. Abbiamo aspettato un po' a fare questo incontro e questo riconoscimento, abbiamo voluto aspettare anche loro, anche gli atleti delle Paralimpiadi, che tra l'altro ci hanno regalato due medaglie, tre medaglie che ci hanno fatto sognare, e nell'anno, diciamo, di avvicinamento, ricordiamoci che il prossimo autunno ci saranno i giochi paralimpici qui a Genova, era bello dare il segnale di premiare tutti insieme, e devo dire che se lo sono davvero meritato, gli ori paralimpici li abbiamo visti prima, quindi questo è il segnale forte che abbiamo voluto dare tutti insieme, quindi il CONI che premia, il Comitato Paralimpico che premia insieme a noi, insieme al Presidente della Regione, grande riconoscimento allo sport, a chi ci ha creduto, a questo grandissimo impegno che c'è stato, e a un'istituzione che vuole essere vicino evidentemente a questo mondo in maniera fattiva spesso, ma anche simbolica.